Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video sul scopriamo le creazioni, questa volta in colla a caldo. Ebbene sì, ce l'ho fatta. Ho comprato la colla a caldo, quindi ho fatto un po' di creazioni. E in particolare questo video è in collaborazione con Cinzia Kawaii. Vi lascio sempre giù nell'info box e da qualche parte, o qui o lì, no, lì dove ce l'hai, vi lascio appunto tutti i riferimenti per andare a trovarla sul suo canale. Mi raccomando, seguitela perché è una bravissima creativa. Prima di iniziare a vedere le creazioni, volevo anche salutare, visto che mi dimentico sempre e me lo sono appuntato, volevo salutare due persone, Kitty Channel e Miss Chiaretta, che me l'hanno richiesto un po' di tempo fa, però l'ho sempre dimenticato. Quindi ciao ragazze, vi saluto. Un'altra cosa ci tenevo a dirvi prima di scoprire le creazioni è appunto quella di controllare sui miei video, specialmente gli ultimi che sto facendo, la I che vi appare qui in alto nel video, perché mi piace ultimamente chiedervi magari se il video vi è piaciuto oppure se avete lasciato già i mi piace, e quindi appunto interagire con voi mi fa sempre piacere. Non solo appunto tramite i commenti, ma anche questi sondaggini che ha messo YouTube mi piacciono veramente tanto. Quindi, Ilaria, stai parlando già parecchio, come al solito, mi dovete sopportare un po'. Quindi iniziamo subito appunto a vedere le creazioni. Vi ricordo che appunto il video è collaborazione e che purtroppo, visto che la mia stampante ultimamente sta dando problemi, non abbiamo potuto fare una collaborazione a tema, ma ho dovuto utilizzare un po' gli stampi e gli sticker che avevo già. Quindi io partirei subito da questi, che sono quelli più semplici, e quindi abbiamo qui per scaricare la colla, non è niente di che, praticamente ho solo tipo fatto l'orologio, però non credo che si veda, sì, più o meno, vabbè. Poi lo coloro, non fate caso alle mie unghie che mi devo rifare col gel, però non le guardate, e quindi ecco, forse così si vede. C'è appunto l'orologio. Poi abbiamo il cupcake che ho fatto tutto giallo e che poi colorerò. Che carino! Colorerò poi, penso, la parte di sotto di marroncino. Un cupcake al limone. Quindi è molto carino. Un biscottino, questo volevo proprio vedere come usciva. Bellissimo. Un biscottino, ovviamente di qua più lucido che di qua. Tutto tipo il limone, tutto brillantato. Forse così vedrete meglio, anche se ho paura di sparaflashsharvi con il flash. E quindi questo, sì, ok. E poi abbiamo quello che adoro di più di questo stampo, è appunto, che carino, la sveglietta con l'orario della colazione. È molto carino. C'è un capello? Non ci credo. No, non ci credo. C'è un capello. No. Uffa. C'è un capello nella colla a caldo. Ma no. Vabbè. Passiamo allo stampo che tutti quanti adorano, che è lo stampo della Love, che non uso da un casino di tempo. E andiamo a vedere subito questa fogliolina qui, che io l'utilizzo in maniera un po' diversa. L'ho immaginata tipo come se fosse un cameo, o anche, non lo so, sembra una goccia. Magari se questa parte la taglio sembrava una goccia. E c'è appunto questo sticker che avevo fatto per dei camei con la resina, però poi ho fatto un disastro e quindi niente più. E quindi l'ho utilizzato per qui. Poi abbiamo, ah, disastro brillantini. Questo come si vede? Così. Oh, che carino! Questo è il fiorellino che fa il cuori, fa il, sì, il cuoricino, buongiorno. E il fiorellino o margheritina che fa l'occhiolino, Ilaria, l'occhiolino. Carinissima. Ho fatto un disastro, non so se l'avete visto, se lo vedete, guardate, va bene. Poi abbiamo un cuore che credo che farò anche con questo un disastro. Oh, mi ero disabituata a scoprire le canzoni con la colla a caldo, con la resina. Questo macello ovviamente non si fa. No, che tenero. Le due amichette.
che praticamente una consola l'altra, penso che sarà, chissà che è successo a questa piccolina. Non so, immaginiamo storie di sugli sticker, vabbè, ok. E quindi la sta consolando e ci ho visto bene appunto metterla qui nel cuore, appunto come due amichette, quindi l'amore e il volersi bene tra due amiche. E sempre sullo stesso stile abbiamo questa dollina qui, dollina, una bambolina, e poi ho ripreso il colore dei capelli, non so se riuscite a vederlo, mi sto accecando da sola, non potete capire, e quindi appunto questa è una bimba che fa tipo posso parlare io? Poi vediamo questa, non è molto brutta, cioè, cos'è questa cosa? È un triangolo con dei ciuffettini, non so di che cosa, fa veramente schifo. Non so se potete vedere la bruttezza di questo stampo, che tra l'altro, cioè non di questo stampo, di questa creazione. Sì, lo sto riempiendo tutto di brillantini e c'è un buco gigante. Lo vedete? Sì, c'è veramente un buco gigante. Quindi vediamo adesso gli ultimi, che spero siano anche i più carini, perché li ho lasciati anche per ultimi, per farvi vedere un po' di cose. Allora, questo l'ho fatto credo il metodo che abbia usato anche Alicrafty nei suoi ultimi video, che sono le creazioni appunto con lo smalto. Sì. E poi qua sto facendolo ad attaccare, vabbè, a parte questa parte che fa schifo, non so come facciano a farlo sollevare così. Dovrò vedere qualche sordore che lo farà e ci andrò ad attaccare poi sopra uno sticker, penso sempre con la colla a caldo, e quindi niente di che, così. Poi abbiamo questa, che se non erro è quella con Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, bello. Certo qua non sono riuscita a mettere i brillantini fino in fondo, ma fa nulla. Che carino, molto bellino. E poi qui abbiamo qualcuno, penso, di Inside Out. Sì, abbiamo Disgusto. Che carina, ma che carina. Che bella. Ecco, qui almeno ci ho fatto un po' di contrasto. È anche uscita questa molto carina. Che bella. Sì, ci piace. Quindi io direi che possiamo mettere tutte le creazioni qui. La mia creazione preferita in questo caso, e ovviamente se un pochino mi conoscete sapete che io adoro Winnie the Pooh, quindi questa in assoluto è la creazione che preferisco di più, e quella invece che fa più cagare, così per dire, ma non è che, però sì, è questa. Che proprio, cioè, io la butterei, e quindi per il resto mi piacciono tutte quante. Qui ci dovrò mettere, credo, questo, così. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e se avete delle idee su come utilizzare questa creazione, e soprattutto se avete delle idee su come utilizzare queste creazioni sia con la colla a caldo che con la resina. E quindi dicevamo, questa è quella che di più preferisco. Quindi io niente, vi saluto, vi ricordo che questo video è in collaborazione con Cinzia Kawaii, mi raccomando seguitela, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi tanti mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri video e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!